Un collegamento ferroviario veloce L'Aquila-Roma, che attraverso il tronco scolpito Rocca Sinibalda possa consentire alle persone di raggiungere la capitale in 70 minuti. Il costo dell'opera è di 1,5 miliardi di euro. È la proposta del Partito Democratico Aquilano attraverso i due candidati alle prossime regionali, Pierpaolo Petrucci e Patrizia Masciovecchio. Un segmento molto importante, dice Petrucci, che si inserisce nel collegamento del corridoio Tirreno-Adriatico. Ci siamo accorti, ha detto poi polemicamente, che qualche partito ci copia, ma a noi non interessa perché le nostre proposte vogliamo siano condivise da tutti. La Masciovecchio ha ribadito che la proposta si inserisce nel programma delle infrastrutture del candidato presidente Giovanni Legnini. Il tratto in questione, una proposta assolutamente rivoluzionaria, non è neanche troppo lungo, soltanto 32 chilometri, ma è molto importante, hanno ribadito i due, per i territori delle aree interne, per i borghi che spesso vivono lo spopolamento. In base a questo studio di fattibilità noi avremo bisogno di 1,5 miliardi di euro per realizzare questo tronchetto che da Scoppito va a Rocca Sinibalda, Rieti, Rocca Sinibalda, Passo Corese è già stata finanziata, una parte è già costruita dalla Regione Lazio. Noi sostanzialmente, se lavoreremo tutti uniti, se questo territorio riuscirà ad avere una capacità di unità politica, noi potremmo arrivare a Roma in 70 minuti e per noi chiaramente questa cosa è rivoluzionaria e mi impegnerò tutti i prossimi 5 anni per realizzare questo sogno che può diventare realtà. Ci sono le condizioni, il nostro paese ha speso molti soldi per la ricostruzione dell'Aquila e del cratere, li sta spendendo, avremo un grande patrimonio immobiliare edilizio da riempire perché le nostre case altrimenti dei borghi, dei paesi, non si sa che cosa farci, il collegamento con Roma diventa vitale per noi. L'ipotesi progettuale, come ha ricordato l'ingegner Quirino Crosta, che assieme ad altri se ne è occupato, si colloca in un contesto europeo di riferimento ed è molto importante, a suo giudizio, la progettazione partecipata. L'ipotesi di un collegamento rapido Aquila-Roma, che è la nostra proposta, dal punto di vista tecnico verrà meglio dettagliata dal consigliere Petrucci, che ci ha lavorato molto, è indubbiamente una particolarità di cui noi ci faremo portavoci nell'ambito del programma di Legnini di potenziamento delle infrastrutture.